Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi effettueremo delle codifiche su un Audi A1, una 8X del 2017. Andiamo. Ok, allora una volta dentro colleghiamo i nostri accessori e vediamo le prime codifiche. In questo caso, dato che già ho fatto alcune codifiche tramite VAG per una Audi A1, in questo caso utilizzeremo il nostro OBD11 e vedremo cosa si può fare in più su questa A1 e in più se le stesse codifiche che abbiamo appena effettuato con il VAG le possiamo anche fare con l'OBD11. Ok, quindi non ci resta altro che prendere il connettore e andarlo a collegare. Ragazzi, per quanto riguarda il nostro collegamento dell'OBD alla macchina, il collegamento si effettua sempre sotto qua. Eccola qua. Questa qua è la porta o comunque la presa OBD. Basta andare a collegare in questa maniera qua. Si accenderà la luce rossa che indicherà che l'OBD è in corrente e apriamo la nostra applicazione dal nostro telefonino. Ok ragazzi, allora una volta in macchina, dopo aver collegato il nostro OBD sotto la presa OBD che abbiamo sotto ai pedali, allora andiamo a dare alimentazione alla macchina e prendiamo il nostro tablet o comunque ad ogni modo il nostro telefonino e iniziamo a fare le prime codifiche. Ci apriamo l'applicazione OBD11. Ok, una volta aperta l'applicazione basta cliccare su connetti per andare a collegare il dispositivo, il tablet al nostro dispositivo OBD e l'OBD alla macchina. In questo caso sta facendo la connessione del sistema. Ecco qua, e ha trovato adesso già la macchina. Come prima cosa, come vi consiglio di fare sempre, è la scansione delle centraline. In questo caso si tratta di 18 centraline, quindi ci metterà qualche minuto, non ci metterà tanto. E passo passo inizierà a fare la scansione di tutte le centraline. In questo caso ho fatto quella del motore, adesso facendo quella dei freni e così via, tutte le altre centraline. Ok, 17 di 18 centraline, 18 della 18 e ha quasi finito di fare la scansione. Ad ogni modo, se eventualmente la macchina dovrebbe dare qualche tipo di problema o anomalia, mentre fa la scansione, stesso qua sopra qua in alto, dove c'è scritto adesso 0, vi indicherà i problemi che ci sono. In questo caso, come potete vedere, non dà nessun errore, quindi le unità di controllo non hanno né problemi e né anomalia. Ad ogni modo, se comunque una qualsiasi centralina dovrebbe o comunque darebbe qualche tipo di problema o anomalia, basta schiacciare il tasto centrale per andare a cancellare gli eventuali errori. Per iniziare a fare le prime codifiche ci sono sempre alcuni metodi. La prima, diciamo, soluzione è quella di andare, per chi non conosce, entrare all'interno delle centraline e quindi andare a fare la codifica all'interno delle centraline, basta tranquillamente andare in applicazioni e ci dà tutta la lista delle codifiche che si possono fare in questa macchina. In questo caso, come potete vedere, la lista è bella grande, quindi si possono fare parecchie codifiche. Per questo tipo di codifica non serve avere la versione Pro, ma basta solamente avere l'OBD11 di tipo quello che ho io, o ad ogni modo il tipo nuovo, quello verde, registrarsi sul sito OBD11, comunque ad ogni modo all'applicazione OBD11, acquistare i crediti e iniziare a fare le prime codifiche. Vedete, i crediti si acquistano andando qui in portafoglio e cliccate sul tasto più. In questo caso potete acquistare 10, 100 o 500 crediti. Ritorniamo alle applicazioni. Ogni applicazione, come potete vedere,
sul lato, vedete qui in alto a destra, hanno un prezzo. Questo prezzo qua, a farvi un esempio, in questo caso si tratta di 10 crediti, 100 crediti, 100 crediti, 10 crediti, 10 crediti, e così via. Ragazzi, in questo video vi farò vedere come sia possibile andare a modificare il tempo del coming home e del leaving home, che per chi ha i fari automatici, come su questa vettura qua, possiamo andare a modificare quanto tempo i fari devono stare accesi e o comunque quanto tempo alla chiusura della macchina i fari restano accesi. Come in questo caso, andiamo in coming home e in leaving home. In coming home entriamo all'interno della centralina ed è già impostata a 15 secondi, che cioè che nel momento in cui andiamo ad aprire la macchina le luci restano accese per 15 secondi, e viceversa invece in leaving home. Ciò significa che quando scendiamo dalla macchina e apriamo la porta a sinistra i fari si accendono, chiudiamo la macchina e i fari restano accesi per altri 60 secondi. In questo qua possiamo andare a modificare questo tempo da un minimo di 10 secondi fino a un massimo di 60 secondi, sia del coming home, adesso vi faccio vedere, vedete, fino a un minimo di 10 fino a un massimo di 60, e così anche il leaving home. Per effettuare questa procedura qua basta scegliere i secondi che si vuole che queste luci restano accese, tipo 30 secondi, schiacciare il tasto verde qua e si attiva questa verifica qua, sia del leaving home e sia del coming home. In questo caso c'è anche un'altra procedura che sia possibile effettuare per andare a modificare questi valori senza utilizzare i nostri piedi, perché nel momento in cui andiamo a selezionare il tempo che noi vogliamo utilizzerà i nostri crediti. In questo caso utilizzerà 10 crediti dei nostri crediti che abbiamo qui sotto qua. Basta andare ad ogni modo, adesso vi faccio vedere la stessa procedura senza utilizzare i nostri crediti, e sarebbe quella di andare nelle unità di controllo della 09. In questo caso andiamo in adattamento, selezioniamo il canale che noi interessa, in questo caso il 23 sarebbe il coming home, che sarebbe qua in coming home, che è impostato a 15 come già era impostato a 15, e possiamo andare a modificare il valore. In questo caso mettiamo, per farvi esempio, 30, confermiamo, adattamento accettato, e il coming home funzionerà per 30 secondi, differentemente da come era impostato prima, che era 15 secondi. Se invece vogliamo andare a modificare invece il living home, dobbiamo andare sempre in adattamento, in canale, in questo caso invece di 23 in canale 24, e in questo caso ci dà il living home, vedete? Ad ogni modo ci possiamo spostare tra i vari canali con queste freccette sia a destra che a sinistra, vedete? E vi apparirà tutte le altre, tutti gli altri adattamenti che sono disponibili. Andiamo avanti, avanti e avanti. Andiamo avanti e troviamo il living home. Ad ogni modo, se vogliamo andare a modificare questo valore, basta andare qui in inserire nuovo valore, impostiamo 50, schiacciamo il tasto verde e ci dice adattamento accettato. In questo caso lo riponiamo nuovamente a 60. Basta uscire dalla centralina e la codifica è stata effettuata. Ok ragazzi, come sempre e per oggi è tutto. Come sempre spero che questi video vi siano stati utili e ad ogni modo vi siano piaciuti, lasciando un bel mi piace, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video, iscrivetevi al canale se ad ogni modo ancora non siete iscritti al canale, condividete il video e se qualcosa, o avete bisogno di qualsiasi altra cosa, scrivetelo all'interno dei commenti e che ad ogni modo sarò sempre lieto di rispondere ai vostri commenti. Ok ragazzi, grazie per la visualizzazione di questo video e al prossimo video. Ciao ragazzi!